Una telefonata fatta un po' per gioco e da lì l'innesco di un meccanismo che è il sapore del riscatto. L'avventura per la famiglia Ratta di Catanzaro ha inizio il 23 novembre scorso e si intreccia con un vissuto familiare doloroso e punteggiato dai continui viaggi verso la capitale per offrire una possibilità di guarigione al piccolo santo rimasto ferito ad un occhio durante un banale incidente domestico. È nel viaggio di ritorno da una delle innumerevoli visite sanitarie compiute al bambino Gesù che arriva infatti la telefonata di invito alla trasmissione televisiva di Canale 5 The Wall condotta da Gerry Scotti. Ci siamo ritrovati quindi a essere contattati dalla redazione di The Wall e dovevamo fare il provino. In realtà è stato proprio uno scherzo che mi ha fatto mio marito perché non me l'aspettavo, non ero proprio convinta di partecipare a questo gioco. Quando ci hanno contattato hanno dato la data del provino che si trovava a Napoli, ma noi in quel giorno eravamo al Bambin Gesù di Roma. La redazione, i collaboratori di The Wall sono stati molto carini perché hanno insistito. Così ci hanno convinto ad andare poi a Napoli nel viaggio di ritorno e nel pomeriggio è partita, diciamo, l'avventura dal provino. Un'occasione che Alessandra Cosentino e Giovanni Rattà non si lasciano però sfuggire, riuscendo nell'obiettivo di portare a casa un tesoretto di 20.000 euro che hanno già deciso di investire nel progetto di guarigione del figlio. Che in primavera andremo a Verona, se Dio vuole, a fare una nuova visita per santo, perché ci sono degli specialisti che stanno lavorando proprio sulla retina. Luana Costa per la CNews 24.